Quando dici Pino Daniele, dici storia della musica italiana e non solo, perché stiamo parlando, è ovvio, parla, lo sapete tutti, un napoletano innamorato della sua terra d'origine, innamorato della musica di Pino Daniele, ma quando parli di Pino Daniele parli di un artista capace di stravolgere innanzitutto i canoni tradizionali classici, rispettandoli costantemente. È stato veramente un interprete incredibile della classicità napoletana aggiornata al XX secolo, ma apprezzato, amato in tutto il mondo, le collaborazioni semplicemente incredibili avuti da un artista che ci manca tantissimo. E questa è un'ora speciale che RTL 102.5 regala a Pino Daniele, alla musica di Pino Daniele, grazie ad una straordinaria ospite che ci ha appena raggiunti a Roma. Eh sì, devo dire che veramente siamo felici che abbia accettato il nostro invito, perché resta l'amore intorno. La mia vita con Pino è stato scritto dalla sua complice, compagna, dalla sua confidente, da Fabiola Sciabarrasi, che è nostra ospite. Fabiola, innanzitutto buona giornata e benvenuta. Buona giornata a te, Pierluigi, e a Giusy e Fulvio dal freddo di Milano, no? Siamo... Sì, dalla pioggerellina di Milano. È vero, oggi. No, oggi pioggia no, ma fa freschetto. Non c'è, no, ah, oggi... fantastico. Allora, questo libro, Fulvio Giusy, lo dico ai nostri ascoltatori, è stato firmato insieme a Mapi Dan, che insomma è una conduttrice televisiva radiofonica, nonché compagna del nostro amico Claudio Cecchetto. E Fabiola, con grande tatto, pudore, veramente con un vocabolario anche molto semplice e a tratti veramente anche, come dire, pieno di dolcezza, quasi agrodolce, racconta questa complicità con Pino Daniele, una complicità intima. Devo dire che poi Fabiola, a parte ne vedete in radiovisione la grazia e la bellezza, per tanti anni ha fatto l'indossatrice, ora si occupa dei diritti dell'infanzia negata e soprattutto ha sentito la necessità di scrivere questo libro lasciando che il tempo facesse maturare dentro di te i sentimenti necessari per poter raccontare questa esperienza pubblicamente, no? Assolutamente sì, perché poi il tempo non è una frase fatta, ma il tempo è la cura. Quindi 5 anni forse erano la tempistica giusta per far sì che tutto questo potesse essere anche edulcorato nel dolore in cui ovviamente è stato così deflagrante. Quindi poi il tempo è una variante fondamentale. Spesso noi siamo portati a dilazionare nel tempo tutto ciò che invece dovremmo fare oggi, no? Questa è una lezione che ho imparato. Cioè, la tempistica a volte non può essere così diluita. Se devi dire una cosa, se devi fare una cosa, trovo il coraggio di dirla e farla, ma subito, in qualche modo. Senti, resta l'amore intorno, secondo me, a parte è un titolo molto bello, perché ti fa pensare a quanto rimane, no? E quello che rimane è qualcosa di molto particolare, cioè l'amore. Che cos'è? Sono le persone? È la musica? È tutto questo? C'è dell'altro? È tutto quel... Buongiorno Giusy. Buongiorno. Innanzitutto. È tutto ciò che hai appena detto e forse anche molto di più. Resta l'amore intorno è quasi una frase catartica, no? Così come lo è stato per me la narrazione di questo libro. Devo dire che grazie a Mapi, perché io non l'avrei mai fatto e non avrei mai trovato la forza, la consapevolezza che invece scrivere serve a, in qualche modo, ad evitare di fuggire dai fatti, no? E per cui sentire le cose fino in fondo anche nella scrittura, perché hai la capacità di poterle rileggere. Quindi resta l'amore intorno e nonostante tutto e tutti, nonostante le avversità della vita che ognuno di noi ha subito, le cicatrici nel cuore, però poi le cose belle restano e le luci vere non si spengono mai, in qualche modo. C'è un rifugio che racconti in questo libro che per chi come me è di Roma e ha come comune amico Giovanni Malagò, ha vissuto negli anni, che è Sabaudia. Sì. Voi raccontate, diciamo, anzi tu racconti insieme a Mapi questo rifugio tuo e di Pino, che è Sabaudia, che sono le dune di Sabaudia, un posto dove Pino ha vissuto l'intimità e al tempo stesso, diciamo, l'amicizia, no? Assolutamente sì. Sabaudia, come dicevi tu, è devo dire, il buon ritiro alle porte di Roma. È un luogo magico, incantato, dove davvero lui aveva riscoperto i valori dell'amicizia. Hai citato Giovanni Malagò, che è davvero, fa parte del nostro cuore da sempre e per sempre, e il sapore delle cose normali. Quindi lui aveva l'abitudine di svegliarsi al mattino e scendere in spiaggia, passeggiare, aveva ripreso a fare sport, che era l'apologia del non sportivo, e andava in bicicletta. Poi lui era un pigro, no?
Pigrissimo. E ne andava anche, ne faceva un vanto della sua pigrizia, lo ricordiamo quando ci veniva a trovare. Cara Fabiola, tu hai parlato di luce e di tempo, e poi ne riparliamo tra poco, così come parleremo del suo rapporto mai interrotto, anche se ormai non viveva più da Napoli da una vita, di Pino Daniele. A proposito di luce, se io devo pensare a una luce, è quella dei 100.000 telefonini della notte dell'ultimo saluto in piazza del Plebiscito a Napoli a Pino Daniele. Dopo, se vorrai, Fabiola, condivideremo quel momento e quella serata incredibile in cui forse Napoli è riuscita in silenzio, anzi cantando una sua canzone, Napulè, a dare il saluto più bello a Pino Daniele. Fabiola Sciabarrasi è nostra ospite questa mattina, compagna di Pino Daniele, ma autrice insieme a Mambi Danna di Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino. Poco fa Fulvio ci regalava un'istantanea da napoletano dell'ultimo saluto di Napoli a Pino. Ci torneremo su questo, Fulvio, no? Assolutamente, così come, visto che stiamo per suonare un'altra meraviglia, quando i rapporti con amici, colleghi e artisti che hanno contribuito a rendere leggendaria la vita e l'esperienza umana di Pino Daniele. RTL 102.5, un'intera ora a suonare Pino Daniele, a parlarne con Fabiola Sciabarrasi, autrice di Resta l'amore intorno. Cara Fabiola, dicevamo, a parte che suonare quando significa pensare a Massimo Troisi, a loro due, uno con la chitarra e l'altro a cantare, e i mille ricordi di una coppia incredibile, ma dicevamo di Piazza del Plebiscito, di quell'ultimo pazzesco saluto di Napoli al suo Pino. Sì, stai parlando del flash mob, sicuramente, il flash mob di quella notte, come l'ho definita, il giorno che non c'è, no? Perché è accaduto qualcosa di meraviglioso nell'estrema consapevolezza che era un addio, ma dico poi, in realtà nel tempo ho riflettuto su quanto è accaduto, poi devo dire anche grazie al sindaco De Magistris che ha reso possibile in meno di 5 ore un'organizzazione che in condizioni normali avrebbe sicuramente necessitato di altra attenzione, di altre strutture. Per cui in realtà quello che era un saluto, un addio, è stato quasi una prosecuzione di amore, no? Perché era un pubblico composto, non ci sono state scene di isteria, ma composto quasi in questa estrema commemorazione di un amore che poi non finisce, perché abbiamo la certezza che non finisce, nella musica almeno. Quanto meno nella musica, sì. La cosa, Giusy, che mi colpisce moltissimo di Fabiola è che è stata accanto a Pino con un pudore che raramente hanno le donne che stanno accanto a degli artisti o degli uomini pubblici, cioè insomma l'idea di essere molto riservata, di farsi vedere poco, che poi è lo stesso leitmotiv che secondo me ha ispirato la nascita di questo libro. Pierluigi, mi dai proprio l'assist per una domanda che volevo fare a Fabiola, che ha proprio a che vedere con Pino Daniele uomo, cioè proviamo a uscire per qualche istante dal Pino Daniele musicista, Pino Daniele amato da Napoli, dall'Italia, dal mondo. Chi era Pino Daniele al tuo fianco, Fabiola? Pino Daniele uomo è la parte che più chiaramente mi avvicina, no? Glielo dicevo sempre, tu non sei Pino Daniele, non sei un artista, sei mio marito, quindi io lo vedevo con gli occhi assolutamente di una naturalezza estrema, con gli stessi occhi con cui poi lui si poneva nella famiglia, perché era un papà assolutamente apprensivo, napoletano, partenopeo, quindi gelosissimo delle figlie femmine. Sara e Sofia, sì, follemente innamorato poi del piccolo che è arrivato da grande, no? Francesco ha 13 anni adesso, quindi è nato quando Pino aveva compiuto i 50, quindi è stato il regalo della maturità. Ed era assolutamente, io lo definivo un orso buono, perché al di là di questa struttura, di questa compostezza che se vuoi intimoriva, no? Perché Pino era un omone, però non mi viene naturale parlare al passato, no? mi piace che comunque in qualunque dimensione lui sia continua ad avere un cuore grande, di un'estrema generosità, era un purista così come era nella vita, nei sentimenti, e non era facilmente irascibile, era ovviamente... perché era estremista in tutte le sue cose, per cui andava sedato. Ecco. Ma io come Francesco ho vissuto la morte del papà molto giovane, io avevo 5 anni e Francesco poco più. 9. Ma per me, per esempio, l'assenza è stata forte quanto la presenza. Il rapporto di Francesco con l'assenza com'è? Assolutamente forte come la presenza, hai fatto una assolutamente citazione che è pertinente, perché lui l'ha vissuto meno,
però non è sfuggente la sua presenza, non è evanescente, mi chiede, vuole vedere foto, sa che c'è, si sente protetto e ha la privazione di un bambino che comunque non ha adesso quel supporto maschile, se vuoi, no? Che avrebbe bisogno nella preadolescenza, però lo sente, più che sentirlo poi lo trova in ogni cosa, così come lo trovo io. Sai che la forza di Francesco rispetto a me è che lui se lo può andare a trovare attraverso l'eredità che ha lasciato in terra, che ha lasciato a tutti noi, ma prima di tutto a te e ai vostri figli, che è la musica. E questa è una fortuna che infatti noi riconosciamo di avere, no? Perché c'è il dono dell'eternità nella musica, poi tutte le persone che hanno questo dono, l'arte, che è qualcosa davvero che non possiamo contenere, per cui c'è, o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi senza è un dono, tempo, Fabiola, senza no? Tempo, esatto. Sei partita dal tempo, dal concetto di tempo, insomma, che ci accompagna con quello della memoria, così come il riconoscere la grandezza dell'artista. E ci torniamo tra poco qui, in quest'ora speciale su RTL 102.5, perché abbiamo accennato ad un grande amico come Massimo Troisi, che però nella vita faceva l'artista, secondo me anche il poeta. Ma insomma, Pino Daniele è stato apprezzato dai mostri sacri della musica internazionale. Basti citare Eric Clapton e Miles Davis. Tra pochissimo qui. Un'ora molto speciale quella che stiamo trascorrendo questa mattina fra le 8 e le 9. Siamo con Fabiola Sciabarrasi, autrice del libro Resta l'amore intorno alla mia vita, con Pino. Ovviamente si fa riferimento a Pino Daniele. Posso chiederti di lanciarlo tu questo disco? Sì. Vai. Io per lei. Pino Daniele. E su, soprattutto su? L'incredibile chitarra su RTL. Io per lei, Pino Daniele su RTL 102.5, lanciato da Fabiola Sciabarrasi, autrice insieme a Mapi Danna di Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino. Allora, stai girando l'Italia, hai presentato, oggi lo presenterai a Roma, in via Appia, alla Feltrinelli. Sei stata a Milano, se non sbaglio. Milano, no? Sì, abbiamo fatto la presentazione a Milano e Napoli, chiaramente. Ma perdonami, che tipo di domande ti vengono rivolte dagli amanti di Pino, dai frequentatori delle librerie che vengono alle presentazioni? Ma in realtà in queste tre presentazioni era una sorta di conversazione one to one con il moderatore. Okay. Così come adesso è con te, a Milano era con Luca Dondoni, che è un amico. Sì, assolutamente, è anche un nostro collega, esatto, di RTL. Esatto, che sì. Salutiamo. E a Napoli con Federico Bagalepre, che certo, fa da del mattino. Parte del mattino, è arrivato il sindaco De Magistris, poi a sorpresa, quindi è stato anche lì una modalità, un mood molto molto naturale, family, per cui la domanda che spesso in realtà pongono è come si convive con questa assenza. Ma il concetto dell'assenza l'hai prima ampiamente raccontato tu. L'assenza poi diventa talmente forte che si fa presenza, no? Non c'è presenza fisica, ma tutto intorno parla di ciò che è stato lasciato. Quindi questo sei è riuscita, dono. Scusate, ti faccio questa domanda molto intima. Sei riuscita a prenderti del tempo per te e a circoscrivere, diciamo, così, degli spazi autonomi rispetto ad una presenza indubbiamente ingombrante della tua vita, oltre che eccezionale? Guarda, io ho impiegato tempo per prendermi del tempo. È qualcosa che negli ultimi 5 anni non mi è stato assolutamente facile. Sono stata quasi, come dire, narcotizzata, no? Un po' sotto effetto di bromuro, perché dovevo capire troppe cose che sono accadute alla velocità del suono e soprattutto non attese. E ti dico, questo libro fa parte di quel concetto di tempo che io non mi ero dedicata, perché ho avuto la percezione che nell'epilogo poi di passaggio terreno di Pino ci fossero state un po' di contaminazioni, di all'atere, che avevano distolto l'attenzione dal suo essere, dall'eccezionalità, dalla sua unicità. E quindi questo è un po' ripristinare quella luce che non si è mai spenta e mai si spegnerà, un po' un grande punto a capo, no? Beh, la vita, Fabiola, no? È la vita con le sue svolte, con gli incroci, le complessità. Ne accennavamo prima, l'artista, perché qui, adesso al di là del sentirlo come cantante vicino, no? Non c'è italiano che non abbia canticchiato un pezzo di Pino Daniele, italiano e non solo italiani, ma qui stiamo parlando, perdonatemi, questo è un mostro. Un chitarrista pazzesco, un artista incredibile, un autore che ha esplorato mondi diversissimi, e questo è un aspetto che non va mai sottaciuto, Fabiola.
mai, mai assolutamente sottaciuto, e soprattutto lui è, si definiva così: io non sono un cantante, ma sono un musicista, ma soprattutto sono un chitarrista. Ed era la dominante della sua vita, cioè lui mi diceva sempre: sono sposato con la musica e poi con te, che era un'equazione perfetta, bellissima. Mai stata gelosa della musica, anzi era un privilegio. Quindi chitarra e Fabiola. E Fabiola, diciamo, nell'ordine. Allora Fabiola, facciamo così: quanto c'è di Fabiola nella musica di Pino? È un domandone questo, yes. È un domandone, e vedi che mi sono emozionata. E c'è chiaramente, c'è molto, di più che di Fabiola, c'è molto di noi. E nel momento in cui poi le nostre vite, i nostri emisferi sono diventati non più paralleli, ma si sono intercettati, ovviamente lui raccontava molto di noi. E prima è passata Io per lei, a cui sono molto molto legata, e c'è un aneddoto. Posso raccontare? Ma c'è, certo, Mapi in linea da Milano? Sì, l'abbiamo, cioè, appena raggiunta, eccola. Guarda, bene, stavamo bene per dirtelo. Ciao, Mapi, ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno Mapi. Autrice, ciao, con Fabiola, per, certo, chi non fosse appena come arrivato. Stai? Stai, che come bello stai? Sentirti. Ho parlato di te poco fa, ma tanto con Fabiola, gli chiedevo di te, sono anni che non ci vediamo, non sai che bello potervi avere insieme ospiti. Ma sai che tu sei sempre family per noi, lo so. Grazie. Senti Mapi, eravamo fermi, adesso mi sono emozionato, a quale domanda? No, ci eravamo fermati a Io per lei, e quindi Io per lei, sì, ho collegato a Mapi perché c'è un aneddoto che ci riguarda. Posso raccontarlo, Mapi, no? Certo, certo. Allora, Io per lei, allora, uno dei primi amici di Pino che io ho conosciuto è Claudio Cecchetto, il marito di Mapi, e quindi correva l'anno 1993, eravamo a fare un diassago ed era l'inizio più o meno della nostra storia, abbastanza tenuta, protetta come un bimbo davvero ai primi passi. E quindi Pino sale sul palco, io resto nel camerino con Claudio, parliamo di tutto, di vita, di musica. Dopo un po' lui mi guarda e mi dice: io ho capito tutto, tu sei Io per lei. È così. È così. Adesso noi ci fermiamo per i nostri sostenitori pubblicitari, ma prima di farlo voglio dire che noi abbiamo, cari ascoltatori, due donne molto speciali che stamattina ospiti a Non Stop News. Non è facile stare accanto a due uomini, diciamo, importanti, pubblici, come possono essere Pino Daniele e Claudio Cecchetto, ma sia Mapi Danna sia Fabiola Sciabarrasi negli anni sono riusciti a difendere la propria autonomia intellettuale, ma soprattutto affettiva, e questo fa la differenza. Tra poco torniamo da loro. Stamattina abbiamo il privilegio di avere due autrici, due donne che hanno voluto omaggiare, una da compagna e l'altra da amica, Pino Daniele, Fabiola Sciabarrasi e Mapi Danna, che è collegata con noi telefonicamente. Mapi è autrice, conduttrice radiofonica e televisiva, imprenditrice, personal writer, mamma, moglie, del resto come lo è anche Fabiola. Nella stesura di questo libro come vi siete organizzate, Mapi? Come avete messo insieme, diciamo così, i pensieri, tentando di dargli un ordine? La stiamo raggiungendo, allora partiamo da Fabio. Ah, Mapi non c'è, no, no, torna, la stiamo raggiungendo. Se questo passaggio l'avesse iniziato lei. No, in realtà è davvero che è stata bravissima Mapi, perché ha avuto la capacità di qualche modo calmierare tutti i miei dubbi, perché io continuavo a dire non si può fare, no, anche tre giorni prima ritrattavo, non sono pronta. E lei, devo dire, con estrema sensibilità ha saputo tradurre, è stato proprio un decoder perfetto dei sentimenti, con grande amore. Lasciamolo raccontare magari a lei, che abbiamo raggiunto Mapi. Eccola. Eccomi, sì, ciao. Eccomi qua. Ma guarda, io ho sentito a un certo punto proprio un desiderio fortissimo di scrivere questo libro con Fabiola, perché mi rendevo conto che andare in giro con lei significava portare Pino ovunque. Cioè, l'avete notato anche voi sicuramente lì in studio, lei non porta un ricordo ma porta Pino vivo in qualche modo, no? E quindi una notte le ho scritto dicendole: bisogna fare questo libro, non può essere persa questa potenza che solo tu puoi raccontare e che solo tu porti con questa grande vitalità e con questa grande energia. Mapi, voglio farti una domanda ancora più intima, perché leggendolo, l'ho letto tutto d'un fiato ieri questo libro quando mi è arrivato, la cosa che ho notato è che
tu hai fatto un gesto di rara amicizia nei confronti di Fabiola, perché credo che sia stata terapeutica per lei questa esperienza, nel senso, quel messaggio che tu dici di avergli mandato forse è stato di anche notte. Sì, di notte, la mano amica di una persona che vuole bene e che dice: se tiri fuori tutto forse riesci anche a esorcizzare le parti peggiori di questa esperienza, o no? Assolutamente sì, perché ho avuto questa difficoltà con Fabiola a un certo punto, perché ovviamente l'istinto è quello di proteggerti dal dolore, e invece tutti sappiamo che bisogna andare a fondo, e quindi durante il racconto lunghissimo di giorni, ore, forse mesi, Fabiola, ci sono stati un sacco di momenti in cui lei si chiudeva e mi chiedeva di fare altro, quindi lo sforzo è stato proprio quello di aiutarla invece a non mettere dei blocchi, perché questa cosa andava fatta o così o non andava fatta, nel senso, o scoprendosi completamente, oppure era meglio lasciare tutto nel ricordo personale. E tu prima parlavi di eredità, ecco, questa è forse un pezzetto di eredità che non c'era, ma che chi ama Pino sta apprezzando, perché Fabiola riceve dei messaggi dalle persone che amano Pino, che la ringraziano, ecco, per questo libro, per aver mostrato un aspetto di Pino che non conosceva, sempre nel grande rispetto anche della privacy, perché tu l'hai letto e avrai notato questa cosa, che non c'è nulla che possa in qualche modo infastidire chi amava Pino, perché la sua privacy non è mai stata violata. C'è lui, come avete detto. Io vorrei che Fabiola... anche per i figli, no? Per i ragazzi che hanno vissuto una parte del papà, certo, ma che molte cose non le sapevano, che magari le avrebbero apprese nel tempo dai suoi racconti, è stato come colmare un vuoto. Io vorrei che Fabiola e anche Mapi, perché andiamo verso la conclusione, ovviamente siamo qui per Pino Daniele, evidentemente per quello che ha rappresentato per il paese, insisto, qui non parliamo solo di musica, ci sono pochi artisti che hanno questa capacità sovrumana di trascendere i luoghi d'origine, trascendere i generi musicali. Ecco, dato che Pino Daniele ci parlava attraverso la sua chitarra, ma anche attraverso specifiche canzoni, vorrei che Fabiola facesse uno sforzo sovrumano, ne scegliesse tre da regalare a tutti noi, poi magari ce le andiamo a riascoltare, tante le abbiamo suonate questa mattina. Non dirmi Napulè, perché la suoneremo per chiudere. No, non avevo pensato a Napulè. Posso dirle subito? Ma certo. Posso andare? Allora, sicuramente Un cielo senza nuvole. Non una delle più famose, tra l'altro. Esatto. Esatto, sì, sì. Però è legata a un aneddoto. Esatto, sì, sì. Vabbè, infatti tu mi hai dato questa facoltà, io scelgo quello che è più vicino. Scherzo. A me, Un cielo senza nuvole, in questo immenso. Bellissimo. E senza te. Bello. E qual è l'aneddoto della prima, Mapi? No, lo deve se si può, lei. Se si può, ovviamente, sì, Fabiola. Sì, no. Però lo racconta Fabiola, perché è proprio molto personale. Sì, è personale ed è raccontabile, assolutamente. Allora, io devo dire che poi nel tempo ho capito il privilegio di avere comunque di vivere tutti i giorni un poeta, perché lui era un poeta oltre che una persona eccezionale. Quindi lui, con la facilità con cui noi facciamo altre cose, lui scriveva. Per cui io questa cosa non l'ho mai celebrata. Quindi c'era una discussione e lui scriveva un brano. Accadeva un litigio e lui faceva un album, e quindi Un cielo senza nuvole è nato proprio dopo una discussione a distanza, e in cui la sera prima io mi ero un po' arrabbiata e lui la mattina dopo mi ha chiamato da Monaco, era a Monte Carlo, fa: ma io ho scritto questo, Un cielo senza nuvole, perché non ci saranno mai nuvole tra di noi. E quindi ho detto: beh, insomma, per te è facile, fai qualche altra cosa, cioè, tu scrivi canzoni, fai un'altra cosa. Questa non è male, questa non... Mapi, la tua canzone di Pino. Nel senso che noi donne normali al limite riceviamo una rosa, esatto, no? Come scusa. Beh, invece va bene, ok. Mapi, la prima tua. Dei saluti, la tua canzone di Pino Daniele. Ma io, per me è questo immenso, mi spiace ripetermi, ma te. Io quando sento quel pezzo mi commuovo. Fulvio, la tua. Straordinariamente. Quando chiove. E Pigi? Ma guarda, non saprei scegliere. Mamma mia, davvero? Veramente. Io ce l'ho, Anna Verrà. No. Per me Anna Verrà è meravigliosa. Bellissima. Ok, solo Pigi non ce l'ha detto. No, ma non saprei sceglierlo perché sono tante. No, sai perché? Perché Pino Daniele è uno stato d'animo. Cioè, nel senso, quando senti un disco di Pino Daniele, lo senti dall'inizio alla fine e non cambia mai tonalità.
cioè tu lo puoi ascoltare e assomiglia allo stato d'animo che hai scelto di vivere nel momento in cui lo ascolti, e la sua voce è, ha questo tipo secondo me di privilegio, no? Non è so vero, Fabiola se hai detto una stupidaggine. Sì, sì, sì. Ma infatti io poi per un paio d'anni avevo smesso di ascoltare la musica di Pino, mi era assolutamente impossibile rifarlo con la naturalezza con cui l'avevo fatto per una vita, e invece poi ho capito l'importanza della musica, no? Il potere proprio balsamico che ha nella vita di ognuno di noi, nella mia in particolare, è assolutamente quello che dici tu, per cui è una modalità proprio di fantastica, è un concetto che non puoi comunque terra mia adesso, vedi che è uscita alla fine mia. Vedi che è uscita, no, nel senso che quella è quella che porto proprio nel cuore, beh, insomma, dillo ad un napoletano, sì. Poi a proposito, l'abbiamo già anticipato, non potevamo che chiudere con l'inno. Signore e signori, tra poco la famiglia giù al nord. E tra l'altro tra i messaggi arrivati ce n'è uno bellissimo. Fabiola, ti sento oggi per la prima volta. Era grande lui, ma sei grandissima anche tu. Delicata, raffinata e profonda. Complimenti. Torniamo a quella notte di Piazza del Plebiscito, perché tra le 100.000 luci una sola voce e una sola canzone. Un atto straordinario della radiofonia nazionale, per la prima volta un'intera ora dedicata a Pino Daniele con la sua compagna, la sua complice Fabiola Sciabarrasi, che insieme a Mapi Danna hanno firmato Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino. Grazie Mapi. Grazie, grazie a voi, grazie a Fabiola per esserti così fidata di me. Grazie ancora, grazie Fabiola. Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata. E compratelo, grazie. Questo libro, fate un regalo per Natale, comprate Resta l'amore intorno e omaggerete la memoria di Pino Daniele. E come avrebbe detto lui, ciao a you.